L'artrite psoriasica e la psoriasi sono patologie spesso associate, anche perché si parla circa di un 30% di pazienti con psoriasi cutanea che possono sviluppare artrite, soprattutto quindi nelle forme di psoriasi cutanea severa. Generalmente il paziente con sviluppa prima le lesioni cutanee, un 70%, un 30% invece sviluppa le lesioni o contemporaneamente alla insorgenza dell'artrite oppure può sviluppare prima i sintomi articolari. Quindi un 15% prima sintomi articolari, un 15% sintomi articolari acute e un 70% prima la cute. Pertanto, quindi il ruolo del dermatologo è importante in una diagnosi precoce di artrite, perché siamo i primi, nel 70% dei casi, a vedere il paziente. E dobbiamo cercare di selezionare quelli che sono i pazienti candidabili alla visita reumatologica e che hanno una possibile artrite precoce, early arthritis, che va quindi trattata nelle sue fasi iniziali per evitare quello che è il decorso dell'artrite psoriasica, che può essere invalidante al pari dell'artrite reumatoide. Più difficile è il ruolo del reumatologo quando vi sono sintomi articolari in assenza di lesioni cutanee, perché l'artrite psoriasica spesso è simile ad altre forme di artrite e senza i sintomi e le lesioni cutanee è difficile la valutazione. È importante però sapere che ci sono delle sedi tipiche di lesioni cutanee associate ad artrite: l'interessamento del capellizio, l'interessamento delle unghie e l'interessamento della piega interglutea. Quindi spesso il reumatologo che ha sospetto di artrite psoriatica invia il paziente per identificare quei segni minimi di psoriasi, che possono essere anche delle semplici e modeste alterazioni ungueali, come delle depressioni puntiformi delle unghie, delle striature, oppure una modesta iperkeratosi dei gomiti, che però può aiutare anche per un trattamento precoce, quindi di un'artrite che può essere invalidante.